Allora, eccoci di nuovo in studio. Adesso ci colleghiamo con Firenze, dove c'è Sua Eminenza Monsignore Edoardo Menichelli, Arcivescovo di Ancona Osimo. Eminenza, benvenuto, buonasera. Allora, Buonasera a voi, grazie. il Papa parlava di una Chiesa inquieta. Quanto questo influirà appunto sulle nuove linee del nuovo umanesimo? Insomma, anche lei, leggendo e ascoltando le sue parole nelle sue interviste dopo la sua nomina, insomma, era, come dire, inquieto, no? Su questa linea. È sempre stato inquieto anche prima di diventare sacerdote. Sì, ritengo che questo sia l'atteggiamento migliore, perché l'inquietudine non offre la pace del non pensare, del non soffrire. L'inquietudine mette dentro la storia delle persone, così come essa si presenta, si sviluppa, dentro la storia della gente, con le sue croci, le sue solitudini, i suoi imbarazzi, i suoi peccati. E credo che il richiamo del Santo Padre ci aiuta molto a intraprendere questa strada che non sarà facile, perché come ci diceva forse un po' pelagiani siamo e un po' gnostici siamo. Ecco, che tradotto per chi ci segue da casa, che vuol dire? Cioè, come la gente che ascolta e dice, ma un nuovo umanesimo, ma che vuol dire? Che vuol dire creare un nuovo umanesimo, fare quest'uomo nuovo, fare questo slancio, questo sforzo? Come possiamo tradurlo? Ci è stato ricordato oggi che diversi anni fa San Giovanni Paolo II, venendo qui a Firenze, chiese che si approfondisse la verità dell'uomo. E credo che noi dobbiamo recuperare questo passaggio che Papa Francesco ci ha poi riconsegnato, perché un po' ci siamo astratti dalla realtà. Abbiamo pensato più a un uomo ideale, spiritualista, santificato dalle norme, piuttosto che un uomo che vive l'incarnazione, che vive il tempo della storia e lo libera con le parole del Vangelo. Capisco che questo non è né facile né comodo, però questo è il tracciato sul quale credo dobbiamo riportare noi stessi e riportare l'umanità e tutta la Chiesa. Se non capiamo l'uomo, non capiremo perché Gesù Cristo è venuto per lui. Ecco, Eminenza, in tutto questo c'è una parola molto complicata da mettere in pratica, è la parola testimonianza. Ce n'è un'altra prima per la verità, che Prego. si chiama conversione. Io la chiamerei anche recuperare una normalità, perché alla fin fine daremo una buona testimonianza e saremo anche noi dentro la storia tribolata e piena di speranza, incarnata e risorta. Mi rendo conto che queste sono parole, ma poi bisogna renderle operative dentro i fatti quotidiani, dentro quell'essere pastori, dell'essere fratelli, dell'essere solidali, che non sono parole, sono fatti che ogni giorno incontriamo e ai quali dobbiamo dare delle risposte. Eminenza, io la ringrazio per essere stato con noi. Allora, un augurio di buon proseguimento di questo convegno e un caro saluto da tutti noi di TGTG. Grazie, grazie a tutti, grazie di cuore. Buona serata.